Qualcuno si è impossessato della luna, signore, quella che sta in cielo. Che cosa dobbiamo fare? We own it! We own it, goddammit! Ci serve un agente che parli in sardo. We should treat this matter very delicately. Agente Pirelli, stai per partire in missione speciale. All'estero? All'estero. Missum Milanese de Milano. Avete preso per un altro. Signore, il ragazzo non distingue una pecora da una capra. Ci serve un allenatore. Capisco il tuo punto di vista, ma stai guardando dalla parte sbagliata. Io sono Kevin Pirelli. Lo so chi sei. Non ci sarebbe una Coca Zero, perché mai il vino... 5, 7, 6, 5. Non va bene. Ma perché? Perché il Papa non è re. Le coordinate antropologiche geomorfiche non c'è un cazzo di quello che mi avete detto voi! Non ci sono querce sacre, canne al vento o donne con le brocche in testa! E tu vuoi fare il sardo? E allora? 60 minuti. Salve, oggi parliamo di cinema. Il film in questione è L'uomo che comprò la luna, con regia di Paolo Zucca, protagonista Jacopo Cullin, coprotagonista Benito Urco. Abbiamo girato una parte del film in Sardegna, una buona parte, e un'altra parte in Argentina. Allora, intanto non so se lo sapete, molte scene in un film vengono girate, ma poi andate a vedere il film e quelle scene non ci sono perché sono state censurate, non per sporcizia o che cosa, ma per tempi o perché quella scena non andava bene. E quindi abbiamo qui la possibilità di vedere una di queste scene che non vanno nel film. Quindi ringrazio ancora Paolo per avermi mandato queste parti. Ti ringrazio Paolo. Un abbraccio a tutti gli Urgofans e niente, godetevelo. Ciao. Togliti la giacca e mettila sulle spalle. La gamba destra avanti. Girati verso di me. Non il collo, l'uomo. Piega i gomiti. Di meno. Gira il piede destro. No, verso dentro. Petto in fuori. Più in fuori. Piegati in avanti che non siamo in caserma. Il culo in fuori. Più in fuori. Adesso metti il dito della mano sinistra nel passante dei pantaloni. Il pollice. Così va meglio. Adesso andiamo a provare la corsa del latitante. All'altezza di macchia mediterranea. E questo volevo dirvi. Ed è bello questo perché anche nel DVD che vendono del film trovate dentro delle scene in cui nel film dentro proprio non ci sono, sono proprio messe lì. Come anche alcuni errori, gli errori più clamorosi li trovate nel DVD, ma non solo in questo qua, li trovate in tante altre parti di film, la stessa cosa. Proprio in una di queste parti c'è un punto dove nel film non appare, dove noi ci mettiamo con Jacopo così in un momento di defiance a ballare un ritmo che non è un ritmo sardo, mentre lui poi deve imparare a ballare il ballo sardo, lui così volutamente mette una musichetta di queste dance e ci accingiamo a ballare, dove lui a un certo punto quasi prende confidenza con Baddore, che
sono io Baddore, prende confidenza con Baddore e a un certo punto, mentre finisce di parlare, tutto sorridente, lui mi dà questa, il 5, mette il 5 per battere, io proprio non lo calcolo minimamente. Gli ho detto, dai, sbrigiamoci che dobbiamo andare, che dobbiamo fare una cosa. Si è già fatto tardi. Non c'è male. Facciamo una pausa. Posso mettere un pezzo io? E quanto dura? Poco. Si è fatto tardi. Perché? Che ore sono? L'ora di dire a quest'ora. Senti, siccome oggi è venerdì e io sarei anche libero, se ti va possiamo fare un giro. Magari ti invito a cena, anche per ringraziarti, ecco. Combidoleo, eh. Ci mancherebbe altro. E tu vuoi fare il sardo? Allora? 60 minuti. E sulla questione della luna cosa disse l'avvocato? Ho di fare domande al catasto. Se non fosse per Armstrong, sarebbe tutta mia.